Ciao, eccoci a questo vlog che racconterà un po' il dietro le quinte della nostra gita di famiglia minuta a Cannes. Questa volta, per la prima volta, saremo in tre a muoverci per la fiera, quindi dovremo affrontare nuovi problemi logistici, nuovi per noi. Scopriremo anche come il pargolo si rapporta a un evento di questa portata, con i giochi anche adatti a quelli della sua età, ma comunque con una marea di gente. Speriamo che il tempo sia clemente e vediamo come va. Tutte le cose più curiose le butteremo in questo filmato. Siamo finalmente arrivati, adesso mi avete visto aprire con questa carta la prima porta, ma prima era tipo escape room, cioè bisognava fare un codice e entravi nella porta, poi con quel lucchettino che avete appena visto trovavi questa carta che apriva la porta della stanza. Sono quasi le 10 di sera, anziché 4 ore di viaggio ce ne abbiamo messe quasi 6 e mezza, una quantità di cantieri e incidenti che non avete idea. Un po' di nanna e si va domani in fiera. Vati! Molto più dark. Vediamo un po' qua qualche novità, sbirciamo un po'. Fico questo circus, almeno come disegni, come immagini sembra. Ghiottoni credo che voglia dire. Così qua, c'è uno sotto delle specie di spaghettini. Mosquito Show, direi che in stile i giochi come Jurassic Snack, eccetera, come tipo di produzione. Questo Save the Dragon sembra un po' come King's Up. Draw and Roll, c'è da disegnare su questi dadoni super mega, quanto vedo. Poi qua c'è un altro gioco a bananina. Banana Guns 2, ecco perché c'è un altro gioco a bananina. Duello, quindi immagino coi dadi trovare le parole più veloci degli altri. Omerta, di cui vi ho parlato. C'è questo Miners. Oh, qua c'è un altro pezzettino qua dietro. Proviamo. 50 Clues. Ok. Nidaveller. I disegni sono stranissimi, non saprei dire se mi piacciono davvero o no. Qua cosa c'è scritto? Ci dite un gioco in cui la mia pochissima esperienza di francese non mi aiuta. Questo Fabulia mi sta attirando tra i vari. Di questo la versione italiana di Divi Giochi, Fuga dal manicomio. Così ve ne posso parlare. Proviamo ad andare dalla parte dietro. Ok, qua Affinity. Cos'è questo? Giganti stupidi. Possiamo montare delle cose con dei cubi.
tutto abbastanza grosso, questi cubi sono almeno con un lato da 2-3 centimetri. Ta ta ta. Exoplanete Léger. Da questa parte continuiamo con questi. Ah, questo coso qua? Cosa sono? Creation Enigmatic. Cioè, fatemi capire, bisogna costruire questa cosa che dentro, cioè, sono tipo delle scatole che si aprono con dei meccanismi. Ok, provo a prendermi uno di questi. Kill the Unicorns. Anche di questo vi ho parlato. Gioco di Cowboy Bebop. Fico, non sapevo neanche ci fosse. Miniature, beh, abbastanza somiglianti, direi. Dai, ci siamo. Passo dietro. Questo Harry Potter con le letterine. Crime Zoom. Un'intriga. Si compone una scena del crimine, direi. Quindi un altro tipo di giochi investigativi. Devo provarne miliardi. Sono ormai super in scimmia. Ah, Tasso Safari. Tasso conoscevo la versione base. Questo è con tutti i pezzettini Safari. Potrebbe essere più intrigante, perché Tasso era un bel gioco carino. Secondo me gli mancava un qualcosa. Vedendo pezzi diversi, potrebbe essere che sia più completo. Su Turbulences, tutto fatto di legno. Non è di quanto possa costare, se non una cattiveria. E qua dovrei aver finito il mio giro. Flying Goblins. Ok, credo che ci sia da lanciare roba. Ci sono delle pedanine in cui tipo posso fare una roba così. Ok. Backboard. Ah, il gioco questo da portare direttamente così. Bene, mi butto dentro la fiera. Thank you.
la domenica direi che dorme. Come dicevo, cammino in questa Cannes deserta per raggiungere il palazzo del Festival des Jeux in anticipo. Grazie al pass stampa posso entrare alle 9 quando per il pubblico apre alle 10, e quindi la mia idea è, siccome ieri alla fine non abbiamo giocato, abbiamo fatto questa prima esperienza con il pargolo a un evento grosso e un po' per incompetenza nostra, un po' perché davvero c'era un po' di macello, un po' perché poverino deve mangiare e ha varie esigenze, non sono riuscito a giocare a nulla, quindi non avrete alla fine del diario il ho provato questo, questo, questo. Magari oggi sì, perché abbiamo già nella testa come funziona la cosa, ma non è assicurato. Comunque l'idea è che adesso entro alle 9, mi faccio una bella passeggiata in 360, così almeno quella potete gustarvela e vi vedete esattamente com'è dentro il festival. C'è anche che è più mattiniero di me. Il mio giro di registrazione, ci troviamo tipo a mezz'ora dall'inizio della fiera per il pubblico normale. Vedete che la coda comunque si è già infoltita tantissimo. Siamo per rientrare in fiera, abbiamo fatto una buona colazione in riva al mare e tra l'altro per polemica possiamo dire che abbiamo preso due caffè olè e due brioche a 13,20, cosa che invece avevamo preso in autogrill, tipo due muffin, muffi e delle spremute che valgono un botto di soldi. Abbiamo pagato di più. Cioè, abbiamo pagato di più. Entriamo in fiera. Cambia tutto, l'unica altra regola che bisogna rispettare è che la griglia non fa. Stamattina abbiamo testato il servizio deposito passeggini and Fred ed è una figata perché è gratuito, tu praticamente arrivi in fiera, lasci lì, noi tra l'altro nel passeggino abbiamo messo i vari giubbotti e varie cose così non ce li avevamo dietro, te lo lasciano lì, ti danno il bigliettino, poi torni, lo riprendi, così entri in fiera bello libero, comodo, gratis. Top da fare gli altri anni. Tanto dentro ci sono anche tutti i vari trolley, quindi volendo un'idea potrebbe essere arrivare nel trolley, mettere tutta la roba e tenerla lì. Solo per informazione. Allora, visto che facciamo questa pausa in autogrill, faccio che commentare i quattro giochi che sono riuscito a provare oggi alla fiera di Cannes. Parto con Punto, un giochino piccolissimo in una scatolina microscopica, dovreste averla vista nel filmato, lo metto qua in sovraimpressione. In sostanza è una specie di Forza 4, cioè lo scopo è mettere quattro in fila dello stesso colore, del proprio colore, orizzontale, verticale o diagonale, mettendo queste crattine quadrate piccoline che hanno i valori che vanno da 1 a 9. Voi potete pescate la prima carta dal vostro mazzettino, la mettete giù adiacente a una già esistente, non importa se è del vostro colore, ma potete nel caso coprire una di valore inferiore. Semplicissimo da spiegare, da giocare, molto piacevole, ovviamente super tattico. Si possono fare delle mosse, un po' di contromosse, decidere se ottimizzare la propria, picchiare l'altro. Dura proprio un 5 minuti, 5 d'orologio, si gioca fino a un 4, sta appunto proprio anche nel taschino, quindi buono da avere sempre dietro. Ghost Adventures invece è questo giochino con la trottolina. Allora, sicuramente è piacevolissimo da vedere. L'idea è che nel libro ci sono un sacco di missioni, quindi voi muovete con la trottolina inclinando il libro sulla plancia per andare a prendere l'oggettino corretto. Dopodiché dovrete attraversare la prossima plancia, quindi la trottola deve cadere, dovete avere un amico a disposizione, sulla plancia dell'amico nel punto preciso, che si muoverà anche a sua volta su quella sotto, prende l'oggetto, cade sull'altra. C'è la modalità solitario che vi chiede di prendere vari oggetti sulla stessa plancia, eventualmente saltando per
girare la plancia dall'altra parte, quindi fronte retro, ma l'ho giocato da solo. Ci sono livelli in cui ci sono i buchi nella plancia, quindi non bisogna cadere dentro. Ci sono livelli in cui bisognerà saltellare in punti diversi più elevati della plancia. Si può rilanciare fino a 4 volte, se non sbaglio, la tortolina. La sensazione è che è un gioco carinissimo da vedere, divertente da giocare, così forse è la prima volta, cioè non so se dopo che prendi un po' la mano e muovi un po' di livelli ti verrà voglia di giocare gli altri livelli. Diciamo, il libro era un bel librone spesso, sembravano tante le missioni, non so quanto possono diventare complicate. Diciamo, la dimostratrice che ci ha fatto vedere era bravissima, quindi credo che per lei una missione valga l'altra, cioè ormai lo facciamo quasi a occhi chiusi. In Pierre de Coba, invece, Pierre potrebbero essere forse i dadi, comunque pietre, comunque vabbè. L'idea è che ci sono questo set di dadi, adesso io ho provato solo con i dadi bianchi, che sono quelli più semplici da utilizzare, che hanno diversi simboli. Voi li preparate come richiesto dal livello in corso e dovrete separarli sempre in due gruppi, esattamente due gruppi dello stesso valore. Facile, ad esempio, il primo livello che vi dà 3 dadi da 2 e poi avete 4 dadi da... avete 2 dadi da 2 e 2 dadi da 1, quindi in realtà fate 6 e 6, però ci sono simboli diversi. Ad esempio, c'è un simbolo che vale 1 se in un gruppo dispari di dadi, 2 se in un gruppo pari di dadi. Ci sono altri simboli che permettono di modificare il valore dell'altro gruppo, altri che a seconda se avete quel determinato mix valgono un valore, altrimenti no. Quindi dovete fare un po' di ipotesi, insomma è un rompicapo. Ci sono anche dadi neri che sembrerebbero molto più avanzati, non ho avuto modo di provarli. Comunque un gioco rompicapo, tutto gestito da un librone che vi racconta anche un po' la storia di fondo, insomma un po' come quella serie Smart Games, fatta però con dei materiali differenti, proprio come materiale da board games in realtà, ecco. E per ultimo ho giocato a questo T4-2, un gioco per soli due giocatori, in cui un giocatore in persona, diciamo così, il bianconiglio, l'altro il cappellaio matto, vabbè, niente di che, ognuno ha il suo mazzettino di carte con gli stessi valori e si gira la prima carta dal mazzo, un po' come merda, noi in Italia lo chiamiamo così, ognuno gira la prima carta dal mazzo, chi ha il valore più alto è il giocatore attivo e può scegliere o di spendere la differenza di valori per comprare nuove carte e aggiungere al proprio, come un deck building, come il Dominion per intendersi, oppure utilizzare l'abilità speciale la propria carta. Le abilità speciali permettono di distruggere carte e fare punti, permettono di prendere delle clessidrine, ad esempio, che utilizzeranno dei poteri speciali su un determinato orologio, e si continua così, aggiungendo carte, vincendo sfide contro l'avversario man mano, e ogni volta che terminate le carte nel vostro mazzo dovrete aggiungere una carta bianconiglio, che di fatto vale 1, quindi non vorrete averla nel mazzo. Se la distruggete vale però 2 punti, quindi potrebbe essere utile in questo caso. Quando finiscono le carte bianconiglio finisce la partita e si fanno un sacco di punti addizionali a fine partita per dei piccoli bonus che sono messi casualmente a inizio proprio della partita stessa sulla plancia. Posso dirvi che è piacevole come gioco, si gioca velocemente, non so quanto effettivamente ci sia il ruolo del giocatore, cioè ci sono proprio delle serie di volte che girate la carta e perdete. Cioè io, per dire, per 4-5 volte di seguito ho provato a fare il filmato in cui volevo fare how to win e per 4-5 volte ho sempre perso, e quindi il mio gioco era solo girare una carta e aspettare che l'altro facesse qualcosa. Non so dire se è frustrante o no, mi viene da dire che io avevo preso anche carte di valore alto, cioè non importa tanto quanto le avete, quanto la sequenza dell'uscita delle carte conta di più di come avete gestito bene il vostro mazzo. È comunque piacevole, si sta in una ventina di minuti, dovrei approfondire per dare un giudizio finale. Con questo direi quindi che ho finito, siamo ormai di ritorno a casa, spero che questo diario vi sia piaciuto, vi invito a guardare il video a 360 che ho girato e con questo vi saluto con un ciao e alla prossima!